Sicuramente un risultato incoraggiante, quello che emerge dalle urne, un risultato che è stato possibile grazie alla grande compattezza che ha dimostrato la coalizione di centrosinistra, una coalizione che ha lavorato fin dal primo giorno con una grande unità di intenti e su un programma molto ben definito, molto chiaro. E mio doveroso ringraziamento a tutte le liste che hanno in qualche modo collaborato e costruito il risultato che è emerso da questo primo turno. Si è conclusa la prima partita, da stasera ne inizia una seconda, non è un secondo tempo ma è una seconda partita. L'avversario da battere adesso è Paolo da Milano, la destra di Salvini e di Meloni, ed è su questo che caratterizzeremo i prossimi 15 giorni. Apparentemente no, questo l'abbiamo detto fin dal primo turno, non ci sono esigenze di fare apparentamenti, ma soprattutto noi amiamo una cosa che si chiama coerenza. In politica credo che sia molto importante, come ho avuto modo di dire nelle settimane scorse a fronte di numerose domande che peraltro erano molto focalizzate su questa questione, un pochino magari meno sulle questioni di contenuto, abbiamo costruito un programma che crediamo credibile anche per elettori che al primo turno hanno votato altri candidati sindaco. Il dato drammatico che esce dall'affluenza in realtà in tutte le città italiane è un dato che deve far riflettere moltissimo la politica, chi ha a cuore la cosa pubblica. Oggi c'è un grande problema di disaffezione da parte dei cittadini alla scelta della propria guida amministrativa e credo che questo debba essere di monito innanzitutto per noi, qualora tra 15 giorni potremo vincere le elezioni, per far recuperare ai cittadini di Torino questa, diciamo così, fiducia che è venuta meno in generale nell'istituzione.